Però prima, come sempre, andiamo a dare il benvenuto a Mauro Corona, che non lo vedo questa sera. Eccolo qua. Ecco. Mi ero preoccupata, dico, non è che ce lo siamo persi per questa serata, no? Vecchi alpini, buonasera. Che si è messo? Una fotografia? Che c'ha lì? La madre, non riesco a vedere, che è? Da quando si indossano le fotografie? Ma che ne so, questo mi qui sembra un'immagine però. Sì, uno questo è qui, lei, l'altro chi è? L'altro è quel signore che le portò il cuscino di fieno. Ah. Che dopo reiterati sforzi senza un centesimo di soldi pubblici è riuscito pian pianino ad avviare la sua azienda di materassi di fieno, cuscini per i cani. E questo è per il mio lavoro di scultore. Ho capito, quindi se si è portato la pubblicità per il suo lavoro di scultore, per il lavoro dell'amico suo si è stampato qua. No, qui non c'è nessuna marca pubblicitaria. No, vabbè, per farla conoscere naturalmente, non è una marca pubblicitaria. Beh, è giusto che anche gli ultimi che lavorano e faticano abbiano un piccolo spazio. Certo, ma lei non mi sembra proprio un ultimo però, eh? No, dico del mio amico Tita dal Caselli, ecco, appunto, che non è briatore. No, no. Dove va a cena Renzi? Ma è uno che lavora, poveraccio. Poveraccio, però anche Briatore ha lavorato, no? Non sul fieno. Non sul fieno, sicuramente no. Bene. Allora, cominciamo subito con la politica. Rapidamente, l'ha stupita questo voto della piattaforma Rousseau, che ha contraddetto comunque quelle che erano le posizioni dei leader, in particolare di Di Maio, che aveva chiesto una pausa elettorale, cioè non presentiamoci né in Emilia-Romagna né in Calabria, oppure se l'aspettava? No, non me l'aspettavo, ma comunque sono decisioni che prendono tramite questa piattaforma che non ho ben capito come funziona. E quindi accettiamo quello che decidono e che succedono. Comunque per me hanno fatto bene a metterci la faccia, non si può andare via con la coda tra le gambe. Prendessero anche un solo voto, hanno fatto bene a presentarsi. Cioè non dovevano comunque restarne fuori, anche perché sono un partito che governa il paese, come si fa a dire? Ce ne stiamo a casa di fronte a due regioni così importanti. Chi si chiama fuori ha sempre perso, ha sempre qualcosa che può suscitare sospetti. Ma perché te ne stai fuori? No, hanno fatto bene. Hanno fatto bene a partecipare. Però potrebbe creare... Intanto le sembra una sconfessione nei confronti di Di Maio questa decisione? Beh, un pochino anche sì, perché c'è questo eminenza grigia che dice «Ehi, attento cosa fai?» Sì, insomma... Ho capito che non può decidere tutto lui, deve essere anche guidato, indottrinato, portato, seguire una traccia. Questi qui seminano la traccia, lui il cane da tartufo va dietro. E chi sarebbe il cane da tartufo in questo caso? Di Maio. Vabbè, anche se questi qua dobbiamo dire che alla fine poi numericamente sono molto pochi, perché sono poco più di 19.000 quelli che hanno partecipato alla votazione. Ma secondo lei quell'arrivo di Grillo a Roma che cosa ha significato? L'ha visto che subito si è sbrigato, è venuto a incontrare il ministro degli esteri, forse per rassicurare anche il Partito Democratico, dire no, questo governo va avanti. Comunque non abbiamo intenzione di farlo cadere. Non è stato molto chiaro, è stato un po' anguillante, però insomma si è capito che è andato lì a dire «Ehi, alt, fermi, ragioniamo un po'». Ogni tanto fa anche cose che hanno un senso, al di là della parolaccia. Se potessi dare un consiglio, io le uso qualche volta nei bar, nelle osterie, ma... i vaffa e quegli altri attributi non li userei più se fossi in Grillo. Beh, a me che sono un uomo rotto a ogni parolaccia e ne ho subite, quando le sento da politici mi danno fastidio. Sì, c'ha ragione, perché i politici non le dovrebbero assolutamente dire. No, da fastidio. A casa mia era proibito. A chi t'ascolta poi... Perché comunque in ogni caso dovrebbero dare il buon esempio, perlomeno questo sarebbe utile per il paese. Però... Sì, non è tanto che io voglia fare il moralista, per carità, però ha perso tanta credibilità Grillo... con il suo comportamento a volte rozzo, provocatorio,
si perde, dà fastidio, allora dici, ma quello lì, cioè ti rende alla fine quasi non credibile. Però quindi, adesso possiamo dire che ha attenuato molto quei toni, era più all'inizio che aveva quel genere di comportamento. Sì, ma anche quell'altro giorno gli è scappato quel, non mi ricordo più. Beh, insomma, gli è scappato qualcosa che non le è piaciuto, questo ci sembra di capire. No. Ripeto, non per moralismo. Ah beh, certo, certo. Però lei che fa il moralista non no, le ma se lo dico io nel bar di casa. Ma lei ha un po' diminuiti i muscoli delle braccia, come mai? Ah, mamma mia. Ha scalato troppo poco? Guarda, ha fatto dei progressi perché è passata dalla tricologia alla muscolatura. Però dico, sono un po' diminuiti. Non mangio, faccio digiuno. E come mai? Perché sono più limpido, non vede che limpidezza. No, non gliela vedo proprio questa limpidezza stasera. Secondo me è meglio allora ricominciare a mangiare. Tanto vale le che fa mangi. Fa meglio ricominciare a mangiare, guardi. Birbante, guarda mi i muscoli diaretta, lei. Guardi. Ma che guarda i muscoli? C'ha questi braccioni così, vedo solo quelli, io non vedo altro, scusi. Inevitabilmente mi saltano all'occhio. No? Ma io chiedo alla regia di inquadrare. Non dico mica che è una annotazione negativa questa, è una constatazione. No, prego la regia di inquadrarmi la faccia anche, non solo il braccio. Guardi che la inquadrano tutto, muscolo e braccia, stia tranquillo. Che le sue fan non saranno deluse, perché lei la vedono braccia belle, vigorose. Però un po' meno del passato, forse perché ha scalato meno, le ha esercitate meno e poi faccia. Dica. Un uomo di quasi 70 anni, io ho questo fisico perché ho lavorato, ho fatto il boscaiolo, il minatore, 15 ore al giorno, ma che io esibisca i muscoli però a 70 anni è solo patetico. È un ma io uomo. Non glielo ho detto mica che li esibiva, constatazione. Lo dico io per mio autocontrollo, dico che un uomo alla mia età l'unica cosa che deve porre attenzione è non diventare ridicolo. Bene. Poi lo vorrei dire un'altra roba. Io però lei qualche volta c'è diventato, comunque vabbè, lasciamo perdere. Quest'anno mai. È meglio un comico in più che un farabutto in me, cioè un comico in più, vabbè, non so come cavare, che un farabutto in più. Ascolti qua. Ma no, quando mi dice ascolti mi preoccupo, che devo ascoltare? No, poi... Ah, guardi, perché lei, intanto le devo dire subito, poi parliamo anche del resto, che lei disconosce sempre le cose che facciamo positive. Come mai? Aspetti, e sta sempre invece a esaltare quelle che secondo lei non facciamo per le buone cause. Inutile mi guarda così con aria stupefatta perché è così. Allora, oggi è arrivata una lettera che dice che sono molto contenti di annunciarci che l'ospedale di Misurina sarà aperto ancora per un altro anno, ma forse se ci saranno, che si stanno interessando non solo il Veneto ma anche l'Emilia Romagna e la Lombardia, quindi altre amministrazioni, e che loro sperano a questo punto di poter andare oltre il 2020 e che questo risultato raggiunto è merito suo ma anche è merito nostro, che gli abbiamo comunque dato ampia, come dire, rappresentanza in questa trasmissione. Volevo appunto magari alla fine dire che però si tira avanti fino al 2021, però bisogna che le regioni di tutta Italia mandino i bambini, i pediatri che agevolino questa entrata dei bambini lassù, e poi anche delle donazioni, perché io ho capito che ho parlato con una persona che di quel ramo, che se ci sono 400.000 euro di perdita all'anno, non si può andare alla fine, non c'è dubbio. Quindi chiedo all'Italia, ai pediatri, dateci una mano di contribuire al ministro della salute. Certo. Senta, che si dia da fare a salvare questo gioiello, perché io non auguro al ministro della salute di avere un figlio che debba aver bisogno di quel centro lì. Certo. Allora capirebbe cosa serve. Non c'è dubbio, va bene, ma questo ne parleremo poi e continueremo sicuramente a seguire questa questione dell'ospedale di Misurina. Poi ci sono i forestali. Ma lei deve anche saper misurare le sue cose, ne ha parlato la scorsa settimana. Poi non è come fa? No, perché poi sai che fa? Prima parla dei forestali
e naturalmente io lo devo un po' arginare perché ne parla in continuazione. Poi a me mi arrivano le proteste di tutti i forestali che dicono che io la inibisco e non voglio far parlare dei forestali. Hanno ragione. Allora, ne ha parlato già la scorsa settimana. No, possiamo rimandare alla prossima? Prossima era una buona notizia. Però la possiamo dire alla fine, dai. Alla fine la diciamo? Per adesso sì. Andiamo avanti? Non alla prossima settimana, no. Vabbè, guardi, lei si impegna. Ma di chi ha paura che parli dei forestali? Ma non ho nessuna paura, voglio cambiare un po' argomenti. Lei si è messa in testa che chissà che intimidazione c'è dietro la questione dei forestali. Ma quali? Anzi, ora guardi, lo voglio dire, l'anno scorso non gliel'ho mai detto, ma sono favorevole a dividerli. Bisogna a riportarli a essere un corpo separato dagli altri, perché è chiaro che hanno una loro competenza specifica. Il ministro Costa adesso si è inventato, guarda che c'è una legge 1200 non so che dei 5 stelle, cui è anche il ministro Costa, che adesso vuole inventarsi un al posto dei forestali i caschi verdi. Ma non siamo mica nel film di Rambo, C'erano già i caschi verdi, c'erano già da 197 quindi anni. Quindi possono restare quelli. E no, e l'infamia. Io vorrei che il ministro Costa desse una mano per ridare dignità a quel corpo di cui lui ha fatto parte e ha avuto dignità da questo corpo forestale. Bene, allora, questo l'abbiamo detto allora, Stiamo tranquilli. Sì. Andiamo oltre, ma poi ci torneremo, non si preoccupi. L'ha vista quella imitazione molto carina che ha fatto Neri Marco Re e che riguarda il Presidente del Consiglio nella trasmissione sì, della vista, sì. L'ha vista? Ma è stratosferica, tra l'altro lo conosco. Allora per aspetti lì. Che gliela facciamo rivedere a lei sì. E magari al nostro pubblico. Ho visto anche quella di Crozza. Quella che riguarda lei. Ma poi ci deve spiegare perché dice sempre il Pino Mugo, poi ce lo racconta. Prima vediamo Neri Marco Re. Va bene. Vediamo Neri Marco Re. Com'era prevedibile immaginare, l'assemblea di prima convocazione doveva tenersi il giorno 35 ottobre 2021 a Ouagadougou alle 5 di mattina è andata deserta. Ouagadougou, ma dov'è? Ma non stanno dichiaro, sì. Dichiaro dunque aperta in seconda convocazione la seduta che va considerata legittima in quanto presente la maggioranza dei rappresentanti. Ma che è? Scusate, un'assemblea di condominio, ma non era il presidente... Per cortesia. Allora, in qualità di amministratore... Registro che sono assenti, e non è una novità, i condomini Angelucci, Brambilla, Zingaretti. Ah, Zingaretti c'è, mi scusi. Ah, che non la vedevo, mi scusi. Ma volevo male, Allora, prima di cominciare, la marescialla Meloni vuole che sia messo a verbale il fatto che è una donna che è una madre ed è cristiana. E sti cazzi. No. Per cortesia però, dai, su. Allora, l'aveva vista proprio questa. In che cosa le sembra che assomigli davvero al Presidente del Consiglio? No, aveva visto un pezzettino, ma è veramente formidabile. Sì. Si rimane senza parole. Se ci fosse un premio per le imitazioni, questo qui vince il Nobel, è incredibile. Ma io sono ancora convinto sia davvero sia davvero Conte quello di prima, da tanto era perfetto. Sì, devo dire lo fa benissimo. Allora, invece anche questa settimana dissesto idrogeologico, frane, alluvioni, viadotti crollati, ponti interrotti, strade disastrate. E lei lo sapeva, ho letto in questi giorni, che l'Italia ha l'80% delle frane di tutta l'Europa, se ne immaginava? Sì. Lo sapevo perché venendo qui devo anche tenermi informato. No? E l'unica frana provocata dagli uomini scientificamente è stata quella del Vajont. Dobbiamo metterci in testa che l'Italia è un paese che si sta sfarinando, ma non è sempre colpa diciamo del costruttore. Come, per esempio quel viadotto che è crollato l'altro giorno, lì... Sì. È crollato perché da lì è venuto giù il fiume e ha tolto la base a questo pilastro, perché se lei
è qui seduta su una sedia, gli crolla il pavimento, la sedia va giù. Quindi attenzione, perché ormai si cerca sempre il capro espiatorio con ferocia. In quel caso lì il manufatto era a posto, ma se si toglie la terra sotto... Il problema è che dobbiamo metterci in testa che non piove più come 30-40 anni fa. E quindi perché lì non era mai franato? Perché la pioggia era, se non contenuta, era lasciata andare. Ma queste quantità di pioggia, che sono valanghe d'acqua, non bombe, valanghe, slavine d'acqua, dove passano tolgono via tutto. Quindi da qui in avanti toccherà fare i conti con questi episodi. L'acqua alta qui a Venezia, ma pensate che non torni come l'altro giorno? Cioè, purtroppo però in Italia questi episodi vengono presi in considerazione solo quando diventano emergenze, non c'è mai nessun genere di rispetto o intervento preventivo che possa impedire la deflagrazione poi nel momento della pioggia intensa, dell'alluvione. Certo, però ormai l'emergenza non è solo il caso isolato come fu nel 66. L'emergenza ormai è tutte le settimane, tutti i giorni. Certo. E non è finita qui, anche a Venezia. Già oggi c'era ancora acqua alta. Perché dobbiamo fare i conti con un cambiamento climatico, che ne dicano i soloni, perché ho sentito dire tante, che non è più... Siamo passati da un clima mediterraneo a un clima tropicale. Certo. E l'Italia non è fatta, non è stata costruita, perché non serviva, per sopportare questo clima tropicale che spazza via tutto. Senta, ma visto che a Merano, sto cambiando argomento, c'è stato il primo test di un bus elettrico senza autista, guidato da sensori, GPS e webcam, lei ci salirebbe su un autobus? Ma neanche se devo andare all'ospedale con l'appendicite urgente. Niente, perché non si fida? Ma l'incubo. Non si fida? Ma sa che no. Era da un po' che volevo farle questa domanda, perché non gliel'ho mai fatta né in televisione né fuori della televisione. Ma cioè, ferma. No, è per telefono, no, quando ci sentiamo per telefono. Ah, ecco, perché qua possono suscitare sospetti. Si preoccupi, telefonicamente parlando. Di quale volevo fare questa domanda? Possono suscitare sospetti? Dico, né... Dice... Vabbè, cosa mi ha detto? La domanda poi è molto innocua. Ma lei ce l'ha la patente? Sì, me l'hanno ridata, ma me l'hanno ritirata 3 volte. Perché gliel'hanno ritirata? Perché, che fantasia! Mamma mia! Vabbè, però l'ha riutilizzata dopo? Io guardi... L'ha riutilizzata o no dopo? Sì, sì. E allora quindi, ma lei è guida, io in macchina con lei non credo che ci salirei proprio. Insomma, lei non sa guidare, cioè guida male, non è che non sa guidare, o mi sbaglio? No, no. No, perché no, è abituato a guidare lì dove non c'è traffico, di solito chi guida in quei posti è poco esperto. Infatti la mia guida si riduce da Erto a Longarone nella Ferramenta, dove vado a prendermi attrezzi, ho passione... Allora. E poi a Cimolais a prendermi i giornali, no? Però questa qui è una bella stoccata, con lei non salirei in macchina, io invece con lei salirei. Ma farebbe bene, perché io guido benissimo, mi dispiace, perché per guidare a Roma bisogna saper guidare. Guiderà molto bene, ma la faccia da pilota non ce l'ha. Sì, sì, ce l'ho proprio invece, guardi, io guido molto bene, non voglio farmi avanti, ma... Se mi dovessero porre tra 2 scelte, con lei... che guida nel traffico di Roma o nel bus senza pilota, monto su sul bus. Addirittura, ha detto che con me sarebbe meglio in macchina. Garantito. Scusi, prima ha detto che con me in macchina sarebbe venuto, già si è rimangiato tutto, lei è... No! Non ha detto che sarebbe venuto? No, non sarei venuto. Beh, comunque farebbe male, perché invece si può affidare a venire in macchina. No, ma pensavo la camporella, robe così. No, ritiro tutto. Appunto, perché invece su quello può stare tranquillo. A venire in macchina. Va bene. Non so se lei verrà mai a Roma, perché tanto non ci credo che verrà prima della fine della trasmissione. Sa cosa diceva Chesterton? Chi va a Roma e non ha l'impressione che quello che fa è ritornarvi, ha compiuto un viaggio inutile. Quindi io verrò, non so quando verrò, prima di Natale sicuro. Vabbè, prima di Natale mancano 3 settimane. Forse lei lo vede al prossimo anno, ma ci siamo quasi a Natale.
Guardi che adesso, in tre appena settimane si rende conto che sono solo 3 settimane, comincia a ipotizzare il futuro. Sì, ma guardi, no, che in 3 ore gennaio arrivo a Roma, non mi ci vogliono 3 settimane. Sì, ma lo so benissimo che in 3 ore arriva a Roma. Per lei 3 ore non sono poche. Con le frecce tricolori, perché le ali d'Italia sono cadute ormai. Vabbè, con le frecce tricolori, ma non può partire da Erto, deve andare da qualche altra parte. Beh, comunque noi l'aspettiamo sempre, eh? Poi vediamo. Va bene. Però non voglio insistere, quando la vediamo arrivare vuol dire che è arrivata. E anche se insiste. A cosa insisto? Cioè, decido io. Beh, è chiaro, mica la posso prendere di peso e portarla qui con la forza, è ovvio, no? No, ma a prescindere, è ovvio che decide lei, ma... Dov'è Salvini? Ma non è detto che glielo faccio incontrare stasera, eh? Ah, beh, no. No, non vorrei che gli ricomincia. Misurina, no. Abbiamo risolto. No, aspetti, le voglio far vedere un servizio che, insomma, abbiamo fatto per sorridere. Sa che lei ogni tanto poi... Ma naturalmente noi speriamo che lei viva fino a 100 anni, no? No, no, non ci tengo proprio. Non ci tiene? Pisciato addosso, col panolone, con 4 bastoni. No, 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 no. Per carità. Non è detto, magari arriva a 100 anni in forma perfetta. Sì, 100 anni e poi una colica. Che vuol dire poi una colica? Che c'entra? Non ho capito che c'entra. Vabbè, comunque abbiamo scoperto che molte persone ipotizzano, diciamo, la sistemazione che vorrebbero avere quando non ci sono più, cioè quando saranno morti, e ce ne sono alcune di veramente stravaganti, soprattutto quelli che decidono di farsi cremare. E allora siamo andati anch'io a... mi voglio far cremare. Anche lei si vuole far cremare. Vabbè. Ho già fatto dal notaio, ma siccome non mi fido della moglie, mi farò cremare vivo. Ma c'hai figli? Ah, buono. Che vuol dire non si fida della moglie? Che vuol dire? Perché so che mi seppellirà e verrà sopra di me con l'umino e le minigonne, e questo come non lo sopporterei. Minigonne? Perché le minigonne? Ma se uno sottoterra guarda in su o no? Cioè, guardi, veramente lei ha, cioè, delle uscite che, vabbè, lasciamo perdere. Allora, quindi lei si vuole far cremare, anche lei? Sì, a parte le battute. A parte le battute. Vabbè, poi ha 4 figli, tanto si può affidare, no? Uno che sì, rispetterà spero proprio. Sì. Beh, se ha una volontà viene rispettata. Non sempre. Non sempre, vabbè, però insomma lo scrive dal notaio e sarà rispettata. Ma speriamo naturalmente che arrivi a 100 anni, senza pannolone e tutto quanto. Intanto guardi questo servizio. Oh.